viviamo questa celebrazione ancora sotto il segno della sofferenza. Al persistere del coronavirus, che ha evidenziato la nostra creaturale fragilità, si è giunta un'altra guerra con l'invasione dell'Ucraina, che come ogni conflitto armato è sempre una follia, un fallimento dell'intelligenza dell'uomo, è portatrice di distruzione, di odio, di efferate violenza, di morte e di povertà. Possiamo vivere questa Pasqua come se non ci fossero tante ingiustizie, tante guerre, tanta violenza in questo mondo in cui viviamo e in questa storia in cui siamo immersi? E nella storia, spesso contraddittoria, intrisa durezza di mente e di cuore di noi uomini, capace di fare il male agli altri con pensieri e atteggiamenti disumani fino a volerli distruggere, è in questa storia che Dio viene a salvarci. E permettete, carissime sorelle e fratelli, che questa sera mi rivolga in un modo particolare ai presbiteri. Certamente questa celebrazione ci ricorda che siamo un popolo sacerdotale. L'unzione è un'unzione che abbiamo ricevuto tutti ed è opera dello Spirito Santo. Anzi, quando benediremo fra poco l'olio del crisma, ci viene ricordato che con il battesimo e con l'unzione battesimale siamo diventati sacerdoti, re e profeti. E tra tutti i discepoli il Signore sceglie alcuni per una missione particolare. Ecco l'olio per il Santo Crisma. Ecco l'olio dei catecumeni. Manda dal cielo il tuo Spirito Santo Paraclito su quest'olio frutto dell'olivo, nutrimento e sollievo del nostro corpo. E fondi la tua santa benedizione, perché quanti riceveranno l'unzione ottengano conforto nel corpo, nell'anima e nello spirito e siano liberati da ogni malattia, angoscia e dolore. Questo dono della tua creazione diventi olio santo da te benedetto per noi, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo.